di ruolo della formazione bianca, della formazione madridista, Santillana, Valdano, Sanchez, Butragueño, e sono stati proprio loro a determinare il risultato a spese dello Young Boys con i 5 gol che vediamo. Il primo è realizzato così da Santillana, il vecchio Santillana che si avvia ai 35 anni e ancora efficacissimo, e ha realizzato il primo gol. Lo vediamo, il traversone di Butragueño e il buitre che fornisce il pallone a Santillana. È ancora Butragueño scatenato in questa azione sulla destra, che fornisce l'occasione a Valdano per la seconda rete. Campione del mondo Valdano, l'argentino Valdano, realizza così il secondo gol, 2-0. Aveva perso all'andata contro gli svizzeri dello Young Boys per 1-0 la formazione madridista. Intanto rivediamo il gol di Valdano del 2-0 al 29esimo della ripresa. Appenato un po' nella prima parte di questo incontro, dopo aver ribaltato il risultato pareggiando quindi in 1-0 dell'andata, e poi nell'ultimo quarto d'ora dopo Valdano vediamo ancora splendido il gol di Hugo Sanchez, che questa volta non si esibisce nella sua caratteristica capriola, il messicano che vedete con il numero 9. Rivediamo ancora la bella entrata al volo d'anticipo di Hugo Sanchez, è il terzo gol. Il quarto gol è opera di Butragueño, che dopo aver suggerito tante azioni questa volta va a concludere personalmente. È la quarta rete al 38esimo minuto, che viene in pratica seguita immediatamente dopo dalla quinta rete sempre di Butragueño al 39esimo minuto. Ecco il pallonetto a scavalcare, la bellissima deviazione al volo di Butragueño, 5-0 del Real Madrid. Passiamo alla Coppa.